Ben ritrovati ad un altro appuntamento con Tra le sponde e le pendici. Oggi bellissima giornata invernale nella quale noi torniamo ad occuparci di una tematica che a noi piace molto, quella che è incentrata sul farvi scoprire o riscoprire o conoscere luoghi un po' abbandonati, un po' defilati, non proprio conosciutissimi più, che sono sparsi nelle nostre bellissime campagne. Quest'oggi partiamo proprio da un piccolo borgo praticamente abbandonato nel comune di San Miniato, non lontano dal capoluogo, che risale al 1200 circa, si chiama Monte Bicchieri. Allora, vi dice qualcosa, lo conoscete? È un bellissimo borgo su una collina che pare sia quella che ha dato il nome al luogo stesso, Monte Bicchieri, ma qui c'è un dibattito ancora aperto. È presente una bella chiesa in ottime condizioni, questa è manutenuta, la chiesa di Santa Lucia, alle sue spalle un castello fortificato da delle mura possenti, alte, adesso è privato, credo sia in attesa di essere ristrutturato, probabilmente anche qui ci sono dei progetti interessanti, ma la chiesa, che come dicevo è in ottime condizioni, si percepisce un suo utilizzo, magari saltuario, ma un utilizzo ci deve essere. Allora andiamo a vedere più da vicino se si può scoprire qualcosa su questa chiesa e sul borgo di Monte Bicchieri, veramente molto suggestivo. Allora, qui è molto comodo perché troviamo delle informazioni affisse alla porta e io vado subito ad approfittarne. Questa, come detto, è la chiesa di Santa Lucia, eretta a parrocchia nel 1204 dal vescovo di Lucca. In alcune parti della facciata, prospiciente il cortile interno del castello, conserva decorazioni in cotto in stile romanico del tempo. Domina ancora le vallate boschive il bel campanile del XII secolo con la campana fusa da Gherardo Pisano nel 1341, con incisi in caratteri gotici addirittura lo stemma di Monte Bicchieri. Il porticato, quello dove ci troviamo ora, fu aggiunto dalla nobile famiglia Compagni. Ecco, questo è veramente bello perché si trovano subito delle informazioni, la chiesa è chiusa, però insomma, ecco, per chi non ha avuto modo di documentarsi, molto comodo. Complimenti a chi ha avuto questa idea. Monte Bicchieri è stato per quasi 4 secoli l'unico avamposto fortificato della Valdegola, prima con Firenze e poi con Pisa, un luogo che affonda le sue radici nella storia del territorio e la cui origine è da attestare attorno al 1200. Dopo un breve periodo sotto la signoria della famiglia della Gherardesca, dai primi decenni del XIII secolo, cadde sotto l'autorità del comune di San Miniato, che se ne servì come baluardo difensivo sul versante pisano. Dopo varie vicissitudini, il castello, un tempo davvero inaccessibile, grazie al terreno scosceso e alla doppia cinta di mura, terminò la sua funzione difensiva e divenne villa gentilizia nel 1675 sotto la famiglia Compagni, come abbiamo visto anche prima citata già.
Eccoci ancora per illustrare un altro borgo abbandonato nel comune di San Miniato, su un colle, anche qui una vista bellissima, purtroppo un vento davvero impetuoso ci rende non facile le nostre riprese. Si chiama Canneto, questo borgo di origine alto medievale, molto particolare perché è composto, il suo edificio principale è una bellissima villa a tre piani, con porticati, terrazze, loggiati, addirittura anche una piscina. Ovviamente è privata e dovrebbe essere stata venduta, ovviamente. Oltre alla villa ci sono tantissimi annessi agricoli, principalmente con le abitazioni più o meno dei contadini, tutto abbandonato, non ci sono grossi reperti da vedere, ma ancora mobili, ancora una cucina economica, una bellissima scala proprio contadina. Il contrasto tra lo stile di questi annessi, molto rudimentale, molto contadino, e la magnificenza della villa, che ripeto sarebbe stupendo poter visitare. E allora in qualche modo comunque cercheremo anche di documentare alcuni spaccati degli interni della villa, del resto visibili anche sul web in molti filmati. Importante avere rispetto e avere una totale discrezione. Per quanto riguarda questo borgo, ricordiamo che tra l'altro nacque in epoca alto medievale, essendo citato in un documento di fine 800. Poi, dopo lo spopolamento avvenuto nel secondo dopoguerra, il paese venne declassato a semplice località. Addirittura in un censimento del 1981 Canneto contava una quarantina di abitanti. Ed è tutt'oggi una nicchia che negli anni ha attirato l'attenzione di molti appassionati di storia e un po' anche dei luoghi fantasma. Thank you.
Allora, proseguiamo con il nostro viaggio in questa puntata molto particolare di Tra le sponde e le pendici. A volte i luoghi più interessanti sono a pochi chilometri da noi e non ce ne rendiamo conto. Grazie al suggerimento di una nostra telespettatrice siamo venuti a Villa La Bastia, vicinissima ad Empoli, a pochissimi chilometri dalla Fipilì, in un contesto rurale molto bello, su un piccolo poggio, ed è una villa che ha una storia importante alle sue spalle, che andremo rapidamente a riassumere, ma lo facciamo anche facendovi vedere, ovviamente con molta circospezione, con molta attenzione, con molto rispetto, i suoi interni, che fanno capire quanta magnificenza ci fosse in questa villa, che ancora ha degli affreschi incredibili, tantissime stanze, ma andiamo a vedere un piano piano mentre io vi racconto un po' della storia di Villa La Bastia, vicino ad Empoli. E questa è una villa ormai millenaria che fu acquistata nel 1500 dalla famiglia fiorentina dei Pucci e trasformata in una ricca villa di campagna con tante terre e possedimenti. Solo che i Pucci erano caratteri ribelli, si ribellarono ai Medici e furono travolti da questo gesto, con le loro proprietà confiscate. E poi col tempo il luogo passò addirittura sotto la cura dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano di Pisa. Quindi, nel 1650 venne acquistata dai conti orlandini, che la modificarono e ingrandirono secondo il loro gusto. Ma il massimo splendore della villa arrivò con l'ultimo proprietario, l'industriale Amedeo Del Vivo, uomo da mille interessi, era esperto nei trasporti fluviali, nell'industria conciaria e in quella del vetro. Fu lui ad ammodernare le stanze con affreschi e bellissime decorazioni, su cui torneremo. Questo proprietario era un uomo potente e politicamente influente, tanto che quando fu inaugurata la ferrovia Empoli-Siena non era prevista la stazione di Ponte a Elsa. Fu lui a pretendere dalla compagnia ferroviaria una stazioncina in piena regola per venire con facilità nella sua proprietà. Tornando agli interni della villa, sicuramente la parte più affascinante sono gli affreschi, le decorazioni sui muri, che sono in tantissime stanze, a partire da quella principale, che probabilmente era la stanza dei ricevimenti, che è affrescata completamente. Ci sono degli affreschi sicuramente risalenti a metà 800 che rispecchiano uno stile romantico, bucolico, dove si dà importanza al paesaggio rendendolo protagonista. Ci sono molti richiami esotici, forse di viaggi fatti dal proprietario. Si vedono benissimo animali come il cammello, oppure un tempio che potrebbe essere un tempio greco.
Al di là di questo, sicuramente ci sono richiami anche al paesaggio circostante, e, essendo una villa di campagna, le decorazioni in tante stanze riproducono ciò che si poteva ammirare e fruire dalle finestre, vivendo il contesto in cui l'edificio era ubicato, creando una sorta di gioco di specchi tra l'interno e l'esterno, tra il dentro e il fuori. E in un raggio di circa 10 km troviamo tante bellissime vestigia del passato. Adesso ci siamo soffermati, siamo sempre su un piccolo colle con una bella vista panoramica, siamo anche lungo la via Francigena, ci siamo soffermati su quello che una volta era l'antico castello di Coiano, con abitazioni e appunto un castello e una chiesa. La chiesa è rimasta ma in condizioni veramente fatiscenti, nonostante ci siano tracce di lavori in corso, lavori non in corso, perché sono assolutamente fermi, in condizioni veramente precarie, una bellissima pieve che risale più o meno intorno all'anno 1000 in stile romanico, nelle condizioni che vedete. Magari la visuale dal nostro occhio e dal cielo maschera un po' lo stato, che è veramente deprimente. L'ultimissima annotazione che facciamo con rammarico: questa bellissima scalinata che portava verso l'ingresso principale della chiesa, la porta non c'è più, vedete, adesso è in queste condizioni, e anche la scalinata è semplicemente soffocata dai rovi, in attesa, speriamo, che poi venga tutto quanto ristrutturato, ma insomma i tempi sicuramente saranno purtroppo lunghi. Adesso ci spostiamo di circa 10 km, tornando nel comune di San Miniato, siamo nella frazione di Corazzano. Questa è la pieve di San Giovanni, è una pieve bellissima che noi andiamo a visitare soprattutto godendo delle immagini del nostro occhio dal cielo e a raccontare brevemente la sua storia. La pieve di San Giovanni Battista è situata sulla destra del torrente Egola, sulla strada che porta a Montaione, su un bellissimo colle
che domina la vallata a 360 gradi, e le immagini che stiamo vedendo credo documentino appieno la bellezza di questo luogo. Per quanto riguarda la chiesa, questa è una delle più antiche che si possono trovare in questo territorio, che era della diocesi di Lucca. È documentata sin dal IX secolo. La costruzione attuale è riferibile all'ampliamento dell'edificio avvenuto nella seconda metà del XII secolo, realizzata in laterizi. Lo vedete, la chiesa è a croce latina ad una unica navata, conclusa da un'abside semicircolare. Avete anche visto che alle spalle della chiesa, in prossimità della bifora, ci sono anche degli edifici abbandonati che prima ovviamente facevano un corpo unico con l'edificio religioso. Bene, allora noi proprio da qui andiamo a terminare la nostra puntata di Tra le sponde e le pendici. Avete visto, siamo stati in mezzo a luoghi davvero particolari, ville abbandonate, edifici diroccati, con tanta suggestione ancora all'interno di essi, soprattutto in alcuni spaccati dove abbiamo ancora rinvenuto delle decorazioni, delle pitture alle pareti e quant'altro, e poi delle belle chiese che dovrebbero essere sistemate, non questa chiaramente perché ha avuto un restauro importante circa 50 anni fa, sia sulla facciata che anche nei suoi interni. Grazie, allora noi ci vediamo la prossima settimana, arrivederci a tutti.